immagini un minuto, poco più, di questa zona, la sorgente Albi. Siamo sopra l'abitato di Comenduno, dove c'è il Col, come noi lo chiamiamo, l'abbiamo sempre chiamato. Io qui ho tante storie da raccontare. Da ragazzino, quando mio povero padre veniva proprio in queste zone a raccogliere il fieno o il magro, come il magare, come si dice, spesso e sovente mi mandava qui in questa sorgente, a questa sorgente, a prendere un po' di acqua fresca, ed è davvero fresca. La avete vista nelle immagini, la vedrete ancora fra poco, che per la verità quest'anno, visto l'acqua che è scesa, la vediamo in questo primo piano, di acqua ne scende davvero parecchio. Ve lo posso garantire, io da ragazzo qui ci venivo spesso, spessissimo, ho fatto almeno 15 anni a venirci, per abbastanza spesso, magari anche 10-15 volte in un anno, e vi garantisco che non ho mai visto così tanta acqua come quella che sta scendendo adesso. Questo vuol dire che effettivamente la sorgiva che c'è in cima, appunto a monte di questo fontanino, praticamente è molto molto piena. Del resto è abbastanza comprensibile. Come vi ho detto, la nostra puntata inizia proprio qui, siamo alle sorgenti Albi. Perché iniziamo da qui? Ve lo spiego subito, perché noi 3-4 anni fa eravamo partiti da Comenduno, avevamo fatto il giro proprio fino a questo fontanino, fino qui alla sorgente Albe, per poi ritornare indietro attraverso, eravamo saliti dal sentiero Agostino Noris, come è stato chiamato recentemente, per poi scendere verso la Madonnina del Narciso e quindi scendere a Comenduno. Volevamo arrivare in Ganda in quel giorno, non siamo riusciti. Ganda da qui per noi dista circa 40 minuti a piedi, ed è diciamo un percorso facile. Da Comenduno chiaramente, per chi ha una buona gamba, in Ganda arriva per facciamo un'ora e venti, un'ora e mezza, chi come noi non ha una grande gamba, però il sentiero segna da Comenduno, il sentiero 520 segna esattamente un'ora e 10 minuti. Poi si può percorrere da un'altra parte, perché esattamente questo sarebbe il sentiero 538, perché arriva anche da un'altra parte, vale a dire da Albino, ed ecco che il sentiero qui viene chiamato numero e denominato numero 538. Poi c'è questo sentiero 520 che però passa più basso, perché passa dalla località Merà, dove noi quest'anno ci siamo stati attraverso il sentiero della Pietra del Diavolo, se ve lo ricordate. Poi da lì, invece di scendere come abbiamo fatto noi, si poteva proseguire e andare in Ganda, ma il giro sarebbe stato abbastanza lungo. Vediamo ancora queste immagini sempre della sorgente Albe, come vi dicevo. Adesso noi ci incamminiamo verso Ganda, perché finalmente vogliamo arrivarci. Ganda, per chi magari non lo sapesse, voglio ricordarlo che praticamente si può raggiungere comodamente, anche se la strada è un po' stretta, in macchina, salendo da Gazzaniga, quindi transitando da Orezzo, poi si passa da Plaz, si passa da Coldre, la zona di Coldre, e quindi si arriva in Ganda. La nostra meta oggi è Ganda, ma direi, se riusciamo e se non completiamo il nostro servizio, perché in Ganda non sappiamo se troveremo qualcuno, direi di andare oltre, magari o all'osservatorio, adesso decideremo, oppure andare verso dove ci sono i ripetitori, perché anche lì c'è veramente qualcosa di buono da vedersi e soprattutto uno spettacolo che merita. Magari invece di andare verso l'osservatorio possiamo andare verso i ripetitori, transitando anche presso la fattoria della signora Felicita, che recentemente è sorta alle cronache perché in pratica la sua figliuola, lei è diventata nonna, e in pratica ha avuto un bambino, ed è dopo tanti, non so quanti anni, dopo 60 anni che nasce un bambino proprio nella frazione di Ganda, visto che la fattoria della signora Felicita è proprio in Ganda. Non so, vedremo se arriveremo lì. Cominciamo, io direi, a darvi qualche immagine del sentiero che qui dalla sorgente Albe porta verso Ganda. Ripeto, un sentiero a me tanto caro, perché da ragazzo si faceva volentieri, non soltanto qui fino qui al Fontanì di Albe, come l'abbiamo sempre chiamato, ma addirittura proseguendo verso Ganda, perché allora in montagna si andava anche e semplicemente per diletto, in compagnia di amici e così via. Allora, vediamo questo sentiero, speriamo che sia tantissimi anni, sono almeno 30 anni che non lo pratico più, perlomeno da qui al Fontanì, dal Fontanì di Albe fino a Ganda, speriamo che sia praticabile, che sia ancora abbastanza tenuto, perché effettivamente
ci sarebbe bisogno di riscoprirlo. Ripeto, partendo da Comenduno si può arrivare in Ganda con un passo abbastanza relativamente tranquillo in un'ora e mezza. Andiamo, dai! Percorso circa metà strada dal Fontanì delle Albe alla Ganda, forse anche qualcosina in più, e però ci soffermiamo un attimino, avete visto nelle immagini un po' il sentiero, ci soffermiamo un attimino, lo vedete ancora nelle immagini, proprio per darvi qualche immagine di questa zona. Allora, da che mi ricordo io, veramente qui di acqua non ne è mai scorsa, o perlomeno veramente poca. Questo dovrebbe essere la Val del Roer, come viene chiamata in dialetto, che sarebbe la Valle di Rova. Oddio, prendetelo col beneficio di inventario, perché quando eravamo ragazzi sono sicuro che questa noi la chiamavamo sempre la Val del Roer, vale a dire la Valle di Rova, che poi va a sfociare nella zona di Cene, al confine fra Comenduno e Cene, dove praticamente appunto poi si getta nel fiume Serio. Però attenzione, perché effettivamente io qui ho visto davvero, non ho mai visto così tanta acqua come in questo momento, a dimostrazione, come dicevo, che sicuramente questo
È un anno ricco di acqua, ma del resto tutte le piogge che sono scese lo stanno a dimostrare. Il sentiero sta volgendo al termine, allora eccoci qua, fra poco arriveremo alle prime, le vedete già inquadrate, abitazioni della frazione di Ganda. Io voglio raccontarvi velocissimamente un po' di storia di questa frazione che occupa la parte orientale del territorio del comune di Aviatico, ad un'altezza di circa 1060 metri. Situata su un piccolo altopiano posto tra i monti Ganda e Rena, è sovrastato dal monte Poieto, si trova in posizione altamente panoramica sulla sottostante media Valle Seriana, ma anche sulla Val Gandino e sulla pianura bergamasca. Beh, parlare della rete viaria che porta a Ganda è molto semplice, perché è composta da una sola arteria, la strada provinciale 49, questa con andamento diciamo così, che sale da Gazzaniga, che è distante circa 10 km, tocca poi la frazione di Orezzo e scollina presso il Colle di Ganda e in breve arriva prima ad Amora e poi dopo 3 km al capoluogo Aviatico. Naturalmente per chi vuole si può salire anche da Selvino con la strada inversa. E adesso un po' di storia, poche sono le informazioni riguardanti questo piccolo borgo montano. Si presume che nei secoli successivi alla caduta dell'Impero Romano la zona venne abitata da gruppi di persone che si spinsero fin qui per trovare scampo alle scorrerie e alle incursioni di tribù guerriere che imperversavano nel fondovalle. E continuando, diciamo pure che il paese ha sempre vissuto una vita relativamente tranquilla, insomma. Ganda rimase paese autonomo fino al 1797, quando, contestualmente al passaggio della Repubblica di Venezia, la Napoleonica Repubblica Cisalpina, venne unito a Bondo, Barbate e Orezzo in un comune che raggruppava quattro borghi montani. Pur senza continuità territoriale tra loro, nella successiva riorganizzazione territoriale del 1805 venne incluso nel comune di Aviatico, mentre nel 1809 passò in quello di Albino, da cui si staccò nuovamente nel 1816, anno in cui la zona passò sotto la denominazione austriaca del Regno Lombardo-Veneto, ritornando definitivamente alle competenze di Aviatico. Naturalmente la grande emigrazione portò il paese a svuotarsi e adesso il paese di Ganda è considerato essenzialmente paese turistico.
Siamo arrivati qui, siamo fuori dalla chiesa di Ganda, la vedete qui, e naturalmente la storia ve la racconteremo fra poco di questa chiesetta che assieme al paese di Ganda ha una storia davvero ricca, ma soprattutto una storia datata, una storia che passa attraverso il duro lavoro di tutte le persone che abitavano qua. Ve la racconteremo fra poco. Noi siamo arrivati da là, vedete le indicazioni, il sentiero 538, il sentiero 520, mentre qui dietro praticamente c'è il sentiero che porta a Rova, il 521, e il 522 che porta a Gazzaniga. Qui devo precisare una cosa: da questo sentiero recentemente sono arrivati, quando gli atleti che hanno fatto la gara, che provenivano da Rova, e sono saliti in pratica fino al Monte Poieto, ed era una gara organizzata dalla Re Castello di Gazzaniga. Ve l'abbiamo raccontata nel dettaglio. Noi adesso facciamo una bella cosa, riprendiamo qualche immagine proprio qui del paese, della frazioncina di Ganda, vediamo magari di realizzare un'intervista e poi vi raccontiamo la storia di questo paese e soprattutto la storia della chiesa. Al volo lo catturo, arriva da Roma, da Gazzaniga. Masserini. Dai Masserini, Bonazzi, sicuramente tanti di voi lo conoscono perché per tanti anni ha calcato i campi di calcio. Allora, questo vuol dire che vuoi tenerti ancora in forma? Sicuramente. Altrimenti gli anni passano troppo alla svelta. Ecco, è una passione che ti è venuta adesso, questa della montagna, o l'hai sempre avuta? Sinceramente ho iniziato quando ho smesso di giocare a calcio. Quindi da un infortunio di calcio ho iniziato ad andare in montagna e da allora non ho più smesso. Questa è la mia passione ormai. Ecco, questo mi fa piacere. È una tua meta preferita, Ganda, o sì, capiti qua ogni tanto? Perché è comoda, parto da casa senza prenderne macchina né niente e arrivo direttamente qua. Ecco, poi ti fermi o vai anche in Poieto? Quando c'è tempo vado in Poieto. Perciò oggi ho solo Ganda. Solo Ganda e poi ritorno, insomma. Ritorno, sì. Guardi il cronometro, l'orologio, o preferisci venire con un buon passo, come un buon atleta, senza però cronometrare nulla? Adesso non lo guardo perché non sono in condizioni di guardarlo, quindi facciamo finta di niente. Allora, la differenza fra praticare il calcio e la differenza dell'andare in montagna, che cosa ti ha stimolato allora e che cosa ti stimola adesso? Ma il calcio ho iniziato proprio da piccolissimo, quindi non so da cosa è venuto, ho sempre avuto passione. Poi la montagna pian piano, quella è arrivata dopo, però è una passione grande anche questa. Due parole su questa frazioncina, tanti l'hanno dimenticata però... Bisogna venire qua, sono posti da non dimenticare, sono veramente bei posti. Questi. Anche perché lo dicevo poc'anzi nel raccontare brevissimamente la storia, qui i nostri vecchi hanno fatto una vita e l'hanno fatta piena di sacrifici. Quelli sì, ma ce ne sono ancora che fanno i sacrifici qua in giro, non tantissimi ma alcuni pochi però c'è ancora qualcosa. Va bene, ti lascio andare perché so che chi si ferma sudato poi non fa assolutamente bene, spero di incontrarti ancora magari su qualche altro sentiero. Sicuramente, anch'io. Grazie, ciao. Ciao, grazie. E se la vita, diciamo, è stata relativamente tranquilla per quanto riguarda il paese di Ganda, possiamo anche dire che l'interesse maggiore, oltre ai fabbricati rurali, oggi ormai quasi tutti ristrutturati, che una volta erano case dei contadini, oggi veramente ristrutturati, l'interesse maggiore lo riveste invece dal punto di vista architettonico l'attuale chiesa di Santa Maria Assunta, edificata in luogo di una piccola edicola intitolata La Madre di Dio. Elevata al rango di parrocchiale nel 1619, presenta una facciata, l'avete vista poc'anzi, con sei nicchie, all'interno delle quali sono dipinte le immagini di Maria e dei Santi Antonio Abate, Giuseppe, Rocco, Pietro e Paolo. All'interno di essa sono custodite opere di pregio artistico, tra cui spicca la pala raffigurante il crocifisso circondato dalla Madonna, San Giovanni Evangelista, San Rocco e San Sebastiano, opere eseguite da Giovanni Brighenti.
Interessanti sono anche gli affreschi di Giambattista Paganessi, allievo di Ponziano Loverini, il neoclassico altare maggiore che racchiude le reliquie di Santi Prosperi e Simplicio, nonché l'organo eseguito dalla ditta Luigi Parietti. Allora siamo fortunati, signori, siamo fortunati qui fuori dalla chiesa di Ganda. Tra l'altro vi abbiamo raccontato poco fa la storia di questa chiesa, bellissima storia anche carica di significato se vogliamo. Incontriamo la signora Agnese, eccola qua, di cognome, cognome fa Noris, insomma non siamo parenti perché sapete che qui nella Media Valle i Noris un po' di tempo fa ce n'erano forse anche troppi, diciamo così, via. Comunque ci stiamo tutti, per carità. E allora con la signora Agnese ci piace raccontare soprattutto la vita di un tempo, la vita come si faceva qui a Ganda, anche perché lei, se non vado errato, si è sposata proprio qua in Ganda, cioè ha sposato un uomo di Ganda, giusto? Sì, un uomo di Ganda, sì. Ecco, come sì, faceva suo marito? Che nome aveva? Attilio. Ah, come mio papà. Allora vede che... Lavorava in officina. A Rova. Certo. Ecco. Perciò andava e veniva da Ganda. No. Voi siete andati giù subito, no, allora? No. Io sono mai venuta su proprio, tutta estate mi stava, ecco. E anche di primavera per tanta campagna che sghia che la coltivava, certo, quasi certo. Più di qui. Io non veniva su, ma se non te la ghia, mi sono messa a lavorare, ho fatto 5 anni di lavoro. E dove lavorava lei? Nel Bellora. Ah, lavorava nel Bellora, assieme alla mia povera suocera, perciò magari l'avrà anche conosciuta. Era comanduno. Cioè, era di cene lei, perciò dopo gli dico chi è. Ma mi perdoni signora Agnese, quando veniva qui in Ganda con suo marito ricordava quando era ragazzo cosa faceva? Sì. Tutti i parenti, tutti, certo. Tutti o Martinelli o... Martinelli, lui è tutti Martinelli, siamo noi, Noris, che venivamo certo. Su con le mucche. Certo, dopo, è cambiato tutto adesso. È cambiato tutto, ma certo, secondo lei a questi ragazzini, li vediamo anche in queste immagini, augurerebbe la vita che ha passato lei, la vita che ha passato suo marito, insomma, con questi grandi sacrifici avanti e indietro dal paesello e così via, insomma. Sì, dopo abbiamo avuto la mamma. Mia mamma è malata tanto, allora bisognava in su portare qualcosa a papà, poi tornare ad andare giù, poi salì a te, calì a mia propria fosca. Ecco, Maria, insomma, del roer, de onda. Allora non si cronometrava mai il tempo che si impiegava, ma sicuramente bisogna andare avanti e indietro alla svelta. Certo, no? Certo. Allora, cosa dice adesso e cosa le sembra venire a passare le vacanze qua? Si potrà bello. Anche noi abbiamo fatto la casa. Certo. Che della pena della appena chiesa. Lì della chiesa ritorna volentieri. Sì. Perciò viene su volentieri, sta qui anche a dormire, sta qua qualche giorno. Sì, tanto, perché non più a lavorare, con l'età che avevo, più una volta. Non alzi la voce perché se la sente qualcuno magari la mandano ancora, perché con i tempi che corrono qui mi sa che dobbiamo andare a lavorare ancora tutti. Perciò panne ne ho io. Vabbè, comunque insomma lei si trova bene, poi vedo che è seguita dalle figlie, dai figli, giusto? Sì, è importante tu. Anche che i figli, a parte il fatto che le possano stare dietro, ma che comunque riscoprono e vogliono andare a riscoprire quella che era la vita di un tempo. Sì, questa che poi è sempre in su, anche d'inverno. È un po' la coccolina. La prima questa, la prima. È la prima, di solito i primi sono sempre più legati, è vero o no? Anche gli altri, però i primi, sa com'è, certo. Vivono un po' di più, insomma, con i genitori. Allora, che cosa facciamo così? Ancora 20 anni, visto che sta bene, 20 anni così andrebbero bene? Ma stava però proprio bene, invece adesso comincia un po' a calarmi i forse di gambe. Ha detto che non si ricorda più quanti anni ha, però 88 li ha compiuti, giusto? A gennaio. Perciò i primi sono 89, non li dimostra, sa che vuol dire che sta bene ancora. E fa ancora la sagrestana.
Ah, fa ancora la sagrestana. Allora, vediamo, facciamo, chiamiamo qua la figlia, una battuta con... come si chiama sua figlia? Rachele. Vado, ah, Agnese Rachele, vado dalla signora Rachele. Mi permette un'intervista anche alla figlia, perché tra le altre cose, insomma, stavamo parlando poc'anzi, ci conosciamo già, ci siamo visti in due o tre circostanze, eccetera, eccetera. Però è piacevole anche per lei stare qui ancora con la mamma, no? Certo. Cioè, vuol dire, insomma... Tornò come quando eravamo giovani, esatto. Che si veniva su tutte estate, così anche adesso. Ecco, ha perso un pochettino il paese, è inutile dirlo, insomma, non c'è più quell'andirivieni che c'era prima. Ma ci sono tanti ragazzi. È un paese per bambini, per ragazzi giovani, adesso è finita la stagione, ma se no c'è tanti ragazzi. Ecco, ah sì, pieno di ragazzi. Pieni. Perciò, ma vuol dire che... è vero? No, è vero, è vero. Ecco, poi tra le altre cose... Tra le altre cose so che non tanto tempo fa avete fatto festa qui, no? Sì, perché è nata una bambina dopo tantissimi anni. 60 mi pare. E circa 60 anni e fra qualche tempo, fra 15 giorni faranno il battesimo proprio qua a Randa. Ah, fanno il battesimo proprio sì. Qui? Bene, è sorta alle cronache, insomma, la nipote della Felicità, come dicevamo giù basso, appunto dopo quasi 60 anni è diventata nonna, ma soprattutto è nata questa bambina di nuovo. È bello sapere che la chiesa di Randa, dopo tanti anni, rivivrà ancora un momento importante. Certo, dopo tanto tempo è una bella soddisfazione anche per chi tiene la chiesa, sapere che c'è un battesimo è una cosa un po' nuova. Certo. Io non ho mai visto qua un battesimo. Certo che lei, signora, può spaziare dalla parte bassa di Gazzaniga, sul colle Bue, giusto? E poi Monte Bue, chiedo scusa, qui in Randa c'ha diverse varietà di scelta. Di scelta. Dover andare a fare le vacanze. Certo. Va bene, glielo auguriamo veramente. Signora, sì. Le ho detto ancora 20 anni e star bene, lei firmerebbe grazie, subito. Sì. Io firmerei invece sì, per arrivare alla sua età così come sta lei. Lo sa? Anche perché insomma oggi sa che ogni qualvolta parliamo di qualcuno magari dopo è meglio non parlarne. Allora, ho visto una bella cosa e qui vorrei il suo parere. Tante case sono state ristrutturate magari lasciando ancora un segno dell'antico, dai, non è tutto male questo. No? Come quella là. Sì, è si vedono ancora i sassi. Ci sono i sassi, è ecco, vero. E poi basta, insomma faccio un po'. Sì, poi ce ne sono. Qui una volta mi ricordo... Anche l'oratorio qui sotto, poi andiamo a vederlo. Io mi ricordo quando qui c'era il bar, signora, venivo su da ragazzo. Non si ricorda quando lì, in parte lì, che si vede dentro, c'era l'Acli. Certo, c'era l'Acli. Era mio papà. Noi, era il papà che lo gestiva. Noi avevamo le mucche, che bisogna far presto andare e portarle al bosco. E poi venire a casa qui. E venire a casa, accudire le mucche e poi andare a servire quei pochi clienti che arrivavano qua, vero o no? Sì. È verità. Allora possiamo dire che ha fatto anche lei un po' di vita, un po' di... È vero o no? C'è qualche moscone che vuole mangiare. È vero che ha fatto un po' di vita anche lei qua, vita grama, vita dura. Certo. Eravamo in tanti. Quanti figli ha avuto lei? Quattro o no? Quattro. Ecco. Però... Però ecco. Voi eravate in otto fratelli. Ecco. Pertanto, insomma, c'era veramente da tribulare e soprattutto da lavorare tutto il giorno. Lavorare tutto il giorno, va bene. Per i boschi. Ringrazio la signora Agnese e la signora Rachele per questa testimonianza. Adesso noi vi mostriamo ancora un minuto di immagini qui dalla zona e poi ci incamminiamo verso la fattoria. Ma ha saputo questo fatto della Felicità che è diventata nonna, ancora un bambino sì, qui? Sì, è una bella cosa. Certo, sì, certo. È una bella cosa, va bene. Grazie e ci vediamo fra poco dopo un minuto di immagini. State lì. Signora Agnese, poco fa avete sentito, ha detto che anche la signora Rachele ci sono tantissimi ragazzi. Ne abbiamo bloccato uno, Simone Gelmi, abita a Cene come residenza, però pensate un po', sto ragazzino è dal mese di giugno che è qui a Randa. Cosa fai tutto il giorno qua a Randa? 3 mesi che sei qua. E fino adesso c'erano tanti amici
e giocavamo tanto a calcio. Poi poco tempo fa si è svolto un torneo, non per me, però per i ragazzi 16 anni oltre. E tu hai fatto il segnalino, dai. No, ho fatto il tifoso. Ah, cioè, hai fatto il tifoso, ma tu giochi a calcio, sì? Sì, gioco nella Falco. Ah, nella Falco di Albino, sì. Bene, bene. Ho visto che hai una maglia lì del Fiobbio, del mio amico vecchio. Fiorenzo. È vecchia questa, hai fatto, stai facendo carriera, bravo. Venite qua anche voi. Arrivano altri ragazzini, eccoli qua, il tuo nome? Nicola. Leonardo. Tommaso. Ecco Tommaso che è il più piccolo. Tutti in scala, li abbiamo messi, neanche a cercarlo apposta li abbiamo messi in scala. Allora, ma vi divertite qui tutto il giorno? Sì, sì. Molto. A cosa giocate in particolare, oltre che al calcio? Un po' a carte? Sì. Nascondino. Nascondino. Guerre d'acqua. A guerre d'acqua quando fa caldo, ma quest'anno il caldo non si è visto molto, perciò... E invece tu, a te cosa piacerebbe giocare, a che cosa in particolare? A me piace giocare a calcio e quello che si fa qui in Ghana piace tantissimo anche a me. Sì? Sì. Ti diverti con i tuoi amici? Ma vi siete conosciuti quest'anno o vi conoscete già da parecchio tempo? No, ci conosciamo da 3 anni. Da 3 anni? Tipo, e giochiamo sempre insieme. Ecco, bravi. Tommaso, non litigate mai? Sì. Ah, sì, viva la spontaneità. Ogni tanto ci vuole o no? Sì. Sì. Ti piace stare qui in Ghana? Sì. Sei qui con chi? Con la mamma? Con la mamma, il papà viene su sabato e domenica perché è al lavoro. Ecco, perciò insomma sabato e domenica è col fratellone. Chi è? Lui. Ah, è il tuo fratellino? Ah, lui. Siete due fratelli. Questo è il tuo fratello? Sì. Due coppie di fratelli. Insomma, e se dovesse... Visto che qui in Ghana ultimamente abbiamo sentito parlare di questi fatti, se ti arrivasse una bella sorellina? Sì, sarei contento, però credo che la mamma dice di no. È la mamma la signora? Sì. Allora andiamo dalla mamma, l'abbiamo colta, eccola qua. Grazie mamma, perché dice di no? Sarebbe una bella novità ancora. In un colpo solo due belle bambine qui a Ghana, dai. No, io ne ho già tre. Ne ho già tre maschi, ma va bene così. Tre maschi? Sì, poi io sono vecchia, basta. Ho già dato. Sì. Vabbè, comunque, insomma, al di là delle battute, per carità, che ci posso stare, che poi è comunque un augurio, io credo che sia una bella novità, no? Il fatto, certo, che... una nascita è sempre bello. È sempre bello. Ma voi come abitazione abitate a Cene? A Cene, poi veniamo verso fine giugno, fino a settembre di solito. Adesso si è un po' svuotata, comunque luglio, agosto c'è tantissima gente. Certo, perciò non c'è motivo di stancarsi, insomma. No, mai. Ci arriva sera, non ci accorgiamo neanche. Certo, questa estate non è stata una bella estate con l'acqua che è venuta, però vi siete divertiti lo stesso. Ma sì, cioè, basta inventarsi cose, c'è sempre qualcosa da fare, anche i ragazzi. Simone è il più grande? No, Simone è di metà, c'ho Matteo che ha 20 anni. Ah, già 20 anni? Sì, il primo. Sì, Matteo 20 anni, Simone 13 e Nicola 9. Va bene, allora io le faccio tanti auguri e questo alla faccia da furbetto sarà un bel campioncino. Grazie mille. Grazie signora.
le immagini di Ganda, del paese di Ganda, ve l'avevamo promesso appena abbiamo cominciato questo servizio e siamo arrivati qui alla fattoria Felicità, della Felicità, noi la conosciamo così da tantissimo tempo, insomma sappiamo che ha iniziato questa bellissima avventura proprio tanto tempo fa qui nella zona di Ganda. Ed eccola qua oggi come oggi a festeggiare innanzitutto questo avvenimento, ne abbiamo parlato anche là in Ganda, di questa nascita di una nipotina dopo quasi 60 anni. Velocissimamente parliamo di questo, poi parliamo della tua attività e soprattutto di come sono passati questi ultimi anni proprio con questo tuo lavoro. È una bella gioia insomma la nascita di una nipotina dopo tanti anni, soprattutto qui in Ganda. Sì, sì, è stato bello anche perché lo desiderava, insomma, desiderava, bene, ci voleva. Certo, ha riempito ancora di più la casa. Sì, insomma. Sì. Ecco, adesso sì. Ricordando che comunque tu sei già nonna di diversi nipoti. Sono nonna già della sesta volta. Certo, ti tengono compagnia. Sì. Bravo. Benissimo, benissimo. Allora, eccoci qui, naturalmente gli auguri sono d'obbligo, d'obbligo anche alla neomamma e questo credo sia importante e anche alla bimba che si chiama Chiara. Chiara, mi pare. Sì. Benissimo. Allora, a questo punto invece parliamo, noi eravamo stati qua tanto tempo fa con Lelia in compagnia, una bella serata con l'allegria e la musica, sono passati 7-8 anni forse, allora forse anche 10 e a questo punto ci corre d'obbligo insomma chiedere come sono stati questi 10 anni. Ma abbastanza bene, non lamentiamoci dai, quest'anno è stato un po' più duro perché piove sempre, però va bene così. Certo, rispetto a quell'epoca lì hai allargato un pochettino gli orizzonti, sono state ideate tante camere, belle tra l'altro, insomma perciò un vero e proprio agriturismo, se vogliamo chiamarlo così, anche se la parola non è proprio, il termine non è proprio quello giusto, però dobbiamo dire che effettivamente ti sei ritagliata un bel importante percorso. Sì dai, speriamo che i miei figli lo mantengano, va bene, che vadano avanti. Sì, questo è fuori di dubbio, ma sai che quando è tracciato il solco è difficile poter uscire, no? Speriamo. Anche se poi magari le rotaie ogni tanto i nostri figliuoli magari li perdono, però l'importante è quello. Ecco, sì, che al di là della grande pubblicità che hai avuto proprio in questi giorni per via di questa bimba, della tua sesta nipotina, che tipo di cliente hai adesso soprattutto? Ma i soliti. Sì, soliti. Noi lavoriamo per la gente di Selvino più che altro. Vengono da Selvino, sono venuti anche tanta gente adesso. Anche oggi sono venuti da Padova perché mi hanno visto in televisione. Ah, ecco, perciò insomma sì. Gente che viene da fuori e per curiosità viene a visitare questi luoghi e certamente poi approfittare anche della tua cucina che non guasta mai, no? Sì, dopo quella va a gusti. Ecco, ricordando che parecchie delle cose che prepari provengono proprio dalla vostra produzione. Sì, dalla nostra produzione, sì. Tanto questo è importante, vuol dire che è roba genuina, roba che insomma come si dice in questo caso dalla stalla direttamente nel piatto. Sì, è vero. Indubbiamente. Allora, sei ancora come 10 anni fa, questo vuol dire che anche questo impegno ti mantiene giovane, via. Sì, adesso è ora di smetterla però vabbè, andiamo avanti, fino a che riusciamo andiamo avanti. Questo è l'importante, vuol dire avere ancora lo spirito, no? Sì. Lo spirito ce l'hai. Sì, dai. Ecco, perfettamente. Io ringrazio Felicità per questa sua testimonianza, ti auguro ancora un grandissimo futuro per quanto riguarda la tua famiglia, le tue nipotine, le tue figliuole naturalmente e un buon lavoro per quanto riguarda l'attività. Grazie.
immagini vi mostrano quella che è la media valle seriana, colte proprio qui dalla sommità del Monte Rena, dove andiamo a concludere questo nostro servizio. Siamo proprio sotto i ripetitori, sotto le cosiddette antenne, che tutti voi potete notare passando dalla strada della Valle Seriana, dove appunto ci sono tutti questi ripetitori che servono emittenti radiofoniche, televisive, servono un pochettino a tutte le emittenti della Lombardia per trasmettere il loro segnale, e dove appunto c'è anche una nostra antenna, una nostra parabola. Siamo qui per concludere, era nostra intenzione mostrarvi il panorama che intravedete soltanto perché è scesa la nebbia, ma dobbiamo concludere, dicevo, questo servizio da questa zona. Abbiamo trascurato l'osservatorio, l'abbiamo preso da lontano, ma noi c'eravamo già stati poco tempo fa all'osservatorio, dunque sarebbe stata una ripetizione, però qui sinceramente non c'eravamo mai stati, allora ci è sembrato giusto, soprattutto proprio da questa zona, andare a concludere questo nostro servizio che, come avete visto, ha toccato un pochettino quello che è stato un percorso che magari in tanti di voi conoscevano, in tanti invece non conoscevano affatto. Un percorso molto bello, un percorso anche semplice se vogliamo, anche abbastanza veloce, perché tutto sommato arrivare in Ganda e poi fin qui dove siamo adesso, passando per la trattoria della Felicità o della Felicità se volete, è davvero abbastanza breve. Però noi abbiamo voluto andare proprio dal sentiero 538 che porta dal Fontanì delle Albe, porta fino in Ganda. Era un tracciato, un sentiero molto frequentato qualche tempo fa, adesso naturalmente lo è un po' di meno, del resto l'abbiamo visto anche che non è tenuto proprio nel modo giusto, però questo è abbastanza comprensibile. E poi in Ganda abbiamo raccolto alcune testimonianze importanti, testimonianze che hanno raccontato, anche se velocissimamente, il passato di questa bellissima frazione, oltre che naturalmente avervi raccontato anche un po' la storia, sempre in maniera veloce, del resto questo era il nostro intento. Bene, andiamo a concludere questa puntata dedicata ancora una volta camminando sui sentieri, questa è la volta davvero il titolo è mai stato così appropriato, un sentiero che magari tanti di voi adesso vorranno praticare, ve lo garantisco, perché soprattutto perché noi al Fontanì delle Albe abbiamo riempito la nostra borraccia, ce n'è ancora, e vi posso garantire che l'acqua del Fontanì delle Albe è davvero quasi miracolosa. Non ci credete? Andate lì, riempite qualche bottiglia e poi assaggiatela, mi saprete dire. Grazie a Emi Moretti per le sue immagini, a tutti voi che avete avuto la bontà di seguirci. Ci vediamo sabato, mi raccomando, non mancate.